siamo arrivati, ce l'abbiamo fatta, eccoci qua. Possiamo giocare anche questa partita della carriera in un nuovo episodio dopo quello bruttissimo, bruttissimo scorso, precedente. L'ultimo che è uscito è stato, beh, due sconfitte. Prima col Genoa, poi con la Lazio, siamo andati fuori dalla Coppa Italia. Speriamo almeno di rifarci in questa partita di campionato con l'Atalanta, perché sennò veramente usciamo da qualsiasi prospettiva, anche solo di Champions League, e dobbiamo fare un turnover assassino oggi. Allora, in difesa abbiamo la coperta abbastanza corta, infatti dobbiamo adattare Paco Nathé come difensore centrale nei tre, ma questo si può fare, si può fare. Voglio far comunque giocare Cutrone, che nonostante sia un pochino stanco, si è riposato nella partita finale, anzi nella parte finale della partita con la Lazio. E adesso davvero, almeno davanti ai nostri tifosi, c'è una prova di orgoglio, una prova di maturità, di personalità, per far vedere a chi viene e paga il biglietto che questa SPAL non è morta, che questa SPAL ne è ancora e può benissimo dire la sua anche con le riserve, con quelli che non sono titolari. E me lo auguro, perché perdere anche oggi vorrebbe dire veramente suicidarsi e abbandonare tutta quella parte di carriera che fino adesso è andata benissimo. Tipo adesso bisogna fare gol e non ce la facciamo. Mattiello la rimette e non riusciamo a tirare. Tra Juve, Genoa e Lazio ci hanno demolito senza neanche la possibilità di dire una parola, perché ce lo siamo veramente meritati. Ancora noi con Grassi, attenzione, largo, c'è Mattiello, può andare al cross, ci arriva, questa è mano clamorosa, ma in pipa non si fischiano questi rigori. Vai Zainen, largo così per Cremonesi, che sta spingendo addirittura al difensore centrale. Paloschi va a cercare Cutrone e poi ancora una volta Paloschi, un attacco un po' strano, un po' bizzarro, ma l'Atalanta mi sembra molto molto stanca. Cerizzo! E c'è anche Berisha! A giocare contro l'Atalanta mi viene in mente una cosa. La scorsa settimana al Fantacalcio avevo praticamente vinto. Il mio avversario giocava e gli rimanevano solamente due giocatori. A me rimaneva Berisha, che ha fatto una signora partita. All'altro rimanevano solamente Toloi e Masiello. Io vincevo solamente se nessuno dei due segnava. E indovinate com'è finita? Ancora Patrick, super propositivo. Se nella prima parte di stagione non mi era piaciuto, in questa partita sta veramente dicendo la sua. Ancora Cutrone, in aria. Cutrone va a cercare Paloschi, che è libero! E c'è il gol dell'ex, in prestito dall'Atalanta. Ci gioca contro e li segna lui. Paloschi, che esulta anche così, come il generale, solo fuori dall'inquadratura. Non mi si vede, ma Cutrone gli dà un pallone cioccolatinoso, solo da spingere in rete. Guardate Cutrone, guardatelo. Eccolo qua, colpo di suola bellissimo alla Zidane. E poi dentro, così, una fucilata l'area piccola. Questa palla è imprendibile, ma Paloschi forse addirittura il primo gol in campionato, non mi ricordo, vediamo se ci dice qualcosa. Secondo gol in campionato, ma la sua seconda rete la trova contro la squadra che detiene il suo cartellino, proprio l'Atalanta Bergamasca Calcio. Grande Albertino, io ho sempre creduto in te sin dai tempi di Milan Siena, quei famosi 10 secondi in cui hai fatto gol nel tuo esordio in Serie A. Dentro così, benissimo Paloschi, ancora, e poi chiede l'1-2, Cutrone, ancora Cutrone, la mette dietro, e poi c'è ancora Paloschi che tira una schifezza, una ciofeca con la testa. Il gol scaccia crisi è proprio di Paloschi, e poi scaccia crisi, adesso vediamo, perché Cutrone la può infilare e la para Berisha, super parata. Atalanta in posizione offensiva, la mette dentro Mattiello, la mette fuori, e poi larga da Patrick, che può andare, può correre, può spingere, può farci volare sulle ali dell'antasia, prende il pallo, non glielo fischiano, regola il vantaggio, Paloschi che si stacca, Patrick che lo serve, ancora Paloschi sull'esterno, e poi c'è Patrick, largo, Paloschi gliela dà lì brutta. No, bravissimo Patrick, che sei andato a prendere probabilmente anche un calcio oltre che questa palla, e poi la recuperiamo noi. Possiamo partire con Bentancur in contropiede. Cutrone la fa sua, la protegge, serve Paloschigno, riesce a scaricare su Mattiello, poi Paloschi se la va a prendere addirittura questo trattore che è Alberto Paloschi, e poi ancora dentro così, bellissima per Cutrone. Cutrone vuol far andare al tiro il suo compagno e Bentancur ci prova, ma esce di una tangenziale intera. Grassi, largo per Mattiello, così bellissima, e poi l'1-2 a cercare Cutrone, che ce la fa, e poi con la complicità del tacco, del tendine avversario, ancora Mattiello recupera il pallone, Cutrone all'indietro, fuori per Bentancur, l'Atalanta è scarica e si vede, e c'è il palo di Bentancur. Siamo super sfortunati, sempre noi, non facciamo mai un gol, neanche se... togliamo e la buttiamo dentro con le mani, recuperiamo la palla e poi c'è Grassi che la porta lì per Rizzo che ci dà di tacco, rimessa laterale. Questa credo sia la cosa più imbarazzante che abbia mai fatto sul mio canale YouTube.
Rizzo, largo, così per Mattiello, può arrivare al cross, la può mettere, la palla messa fuori, ancora Cutrone, Cincesca con il pallone. Rizzo la mette, è bella perché ci arriva Paloschi, voleva far gol di petto dalla linea laterale. C'è ancora Paloschi, adesso l'Atalanta sta veramente attaccando con tanti, sono molto alti i suoi uomini perché ovviamente al 90esimo sta perdendo, deve cercare di pareggiare. Ancora noi dobbiamo tenerla qua, Patrick se ne va e poi la tiene buona, la palla che è ancora lì, dobbiamo cercare di fare un fallo, di romperli, di non far arrivare la palla dall'altra parte del campo. Eccolo qua, l'ho appena detto, è Toloi, un disperati come facevamo noi con Economou. Ancora Toloi, la mette dietro, il tiro fuori, la partita è finita, abbiamo vinto 1-0, è bastato Paloschi, è stato super. Vicenda così, sono già contento come una Pasqua. Tre punti erano essenziali, senza questi tre punti sarebbe stato veramente un disastro. Quindi li prendiamo per buoni e andiamo a casa. E adesso diciamo che la classifica è già migliore, siamo a un punto dal secondo posto, ce la giocheremo probabilmente fino all'ultima giornata di campionato in questa maniera. Oh, non ci posso credere, questa è veramente una bella notizia, Musonda è tornato, adesso devo inventarmi qualcosa per farlo giocare. Vabbè, proviamo a far fare gli esterni sia a Borriello che a Quagliarella e almeno uno dei due sostituito da Musonda e Rizzo, vediamo. Cioè me la immagino così, in questo modo, Lazzari e Musonda su una fascia, Borriello e Cucurella sull'altra. Un Cutrone in mezzo ad aspettare i cross o le sponde di Borriello. Andiamo a giocare questa partita con la Fiorentina che sarà molto molto importante. La maglia rossa per noi, va bene. Giochiamo con Musonda che non sta benissimo? No, direi di no. Per adesso lo teniamo in panca e facciamo giocare a Rizzo. Intanto proviamo ad abituarci a questo modulo. E fatemi magari sapere anche voi qui sotto nei commenti come possiamo mettere giù tutti questi giocatori forti che abbiamo ormai a disposizione. E il Ciolito, Giovanni Simeone, che giocherà contro di noi. Mi piacerebbe poter allenare un attaccante forte come il Ciolito, magari insieme a Cutrone il prossimo anno con dietro Kakà. E come al solito vi ricordo che non siamo sicuri di rimanere un'altra stagione sulla panchina della Spale, quindi fatemi sapere qui sotto nei commenti una squadra che potremmo andare ad allenare. Non mi dispiacerebbe la Roma, perché ho anche già la maglia pronta. Cucurella è partito, attenzione perché Borriello si vuole aprire, proprio come gli abbiamo chiesto, di fare l'esterno. Ancora Borriello, c'è la sovrapposizione di Cucurella che non viene effettuata. Allora la palla subito dentro per Cutrone, che può verticalizzare e andare subito così, dritto sull'uomo. Cutrone largo così da Borriello, che deve un attimo abituarsi, adattarsi alla nuova posizione che gli ha ricostruito intorno. L'abbia ritagliata, poi Borriello fa un ottimo cross, bellissima palla per Lazzari. C'è Gil Dias che può andare a sfondare, bellissima palla sul secondo palo. Guarda, guarda, sportività estrema. Alzo le mani e ti applaudo perché ci eri andato via benissimo. E Cyril Terot ci infila e segna il gol dell'1-0, che ci fa male e tanto, ma non posso fare altrimenti perché guarda, bellissima palla di Simeone. Gil Dias e poi sul secondo palo. Non l'abbiamo marcato, non l'abbiamo seguito. Lazzari si è fatto trovare un attimo fuori tempo. C'è ancora Viviani, c'è ancora Cutrone che può tirare, la palla che esce alta di sopra la traversa. Borriello che si appoggia così a Cutrone, poi Borriello che prova a scappare via, Cutrone non riesce a servirlo, sto facendo veramente fatica a giocare in questo modo. O gioco con due punte o cambio ulteriormente modulo perché non mi sto veramente trovando per niente a mio agio. La provo così, super offensiva con Cucurella e Lazzari che fanno gli esterni e Musonda e Rizzo a centrocampo. Probabilmente più di così non possiamo attentarci a fare perché abbiamo veramente tutti i giocatori offensivi tranne Quagliarella in campo in questo momento. Ma è una punta, però arriviamoci su queste palle. Lazzari si abbassa un po' e sono sincero, mi dispiace perché da quando l'abbiamo alzato è andato sempre meglio. Pensavo fosse fuori gioco, invece c'era l'Egro del vantaggio. Borriello può scappare via, ancora Borriello, la mette dentro per Cutrone, non ci credo. L'ha sbagliato, questo Cutrone non lo sbaglia mai. Questo è un gol che Cutrone non può mai mangiarsi. Da solo davanti al portiere di prima? Non ci credo, non ha beccato lo specchio. Attenzione perché Borriello recupera un gran pallone. Poi ancora Borriello, la palla ancora qua, non è di nessuno. Ci possiamo arrivare e non ci riusciamo ad andare. Sto facendo fatica anche con questa disposizione a 4-4-2. Veramente non mi trovo, non riesco a far circolare il pallone neanche in questo modo. Dobbiamo trovare veramente la quadra del cerchio, ragazzi, perché sta diventando sempre sempre più difficile. Ecco, questo è ignorante. Questo è veramente qualcosa di assurdo, vediamo come possiamo metterla. Secondo me siamo arrivati al limite estremo di cose ignoranti e strane. Credo che sia il modulo più brutto e stupido che abbia mai visto, ma se funziona diventa il mio preferito di sempre. La palla dentro per Cutrone, attenzione, il nuovo modulo, il nuovo modulo! 2. È già la seconda, Patrick, oggi che mi sbagli in questo modo. Non è da te. Dai Musonda, guarda quanto spazio che c'è, nessuno che ti marca. Vai Charlie, sei appena tornato. Vai Charlie, fammi sognare Charlie, calcio d'angolo. Il cross di Viviani, bellissima, messa dentro così per Economou, la palla è lì, non ci credo. La parata del portier.
Ma che due parate ha fatto? Ma Sportiello! Ma che cosa ha tirato fuori? Viviani e Lazzari, ancora Lazzari, la mette, la crossa molto bene, però io non ci sto veramente credendo perché abbiamo veramente perso l'opportunità di fare due gol con Cutrone facili, facili, facili davanti al portiere. E poi Sportiello ha fatto quelle due parate prima che mi ha veramente fatto scendere tutta la magia. Portieri super fenomeni, tranne i nostri prendono gol con le scoregge che tira Giovanni Simeone. 2-0 per la Fiorentina. E anzi, senza probabilmente il 90esimo, fine dei sogni di gloria. Fine proprio, bella punta però Simeone. Bravissimo lui, bravissimo. Bel movimento, bel gol. Anche se sono sicuro che questo modulo, per quanto brutto e ignorante, si possa veramente sfruttare e provare almeno un'altra occasione, perché per adesso abbiamo avuto tre opportunità incredibili da quando l'abbiamo usato. L'usiamo da 2 minuti. Boriello fuori, ma com'è Boriello? No, è Quagliarella. Cucurella, ancora Cucurella, la mette per Coutrone, che era anche in fuorigioco e l'ha anche sbagliato. Il problema di oggi è che mancava quello lì davanti, mancava Patrick, non era a posto mentalmente, e quando Cutrone non fa gol, noi valiamo meno di zero. Ancora Cutrone, va a cercare Quagliarella, c'è Quagliarella, largo così, dentro per Musonda, il tiro di Musonda, fuori, finisce qua la partita. 2-0, abbiamo perso anche questa, ma d'altronde così la carriera è più realistica. Mannata! Però anche qua abbiamo fatto la partita noi, sono andate male due circostanze sui due gol. Però niente, bisogna stare qua e pedalare perché stiamo sprofondando. Meno 4 dall'Inter in Champions, meno 1 in realtà dal Toro, terzo sempre in Champions. E adesso il Chievo, e il Chievo non posso permettermi di non vincere col Chievo, non posso. Ragazzi, 2000 like io vi li torno a chiedere, vi prego, accontentatemi, vi prego, aggiustate quel tasto like che si sta rompendo. Non arriviamo più a 2000 e un po' mi dispiace, devo dire la verità, vedere che, non lo so, mi dispiace vedere che non riesco più a prendervi come una volta, e questo, boh. Fatemi questo regalo di Natale, tanto il periodo è quello giusto. Buon Natale a tutti.